Ben ritrovati amici di OkWatch Italia. Quando dovevamo fare i 12.000 iscritti, chiedevo: ragazzi, facciamoli velocemente perché voglio fare questo video. Adesso siamo oltre 12.000 iscritti, ho trovato il tempo per farlo perché sapete che sono un po' incasinato con il lavoro. E wow, oggi ci andiamo ad unboxare la collezione di Toxtricity. Anche se sembra un po' storto, invece no, non è storto, è proprio lui che è tutto un po' buggato. Però prima di cominciare vi chiedo subito di lasciare un bel like perché ne abbiamo bisogno e spero che questo format vi piaccia e spero di poterlo portare a lungo. Ho un po' di cose da unboxare, quindi ragazzi ci dobbiamo andare dentro. Sapete che sono un appassionato del mondo Pokémon proprio dal day one e cavolo, spero che sto remake arrivi velocemente, anche perché Platino è stato, cioè la generazione di Platino, Diamante e Perla è una di quelle che mi è piaciuta abbastanza di più. E poi ricominciare perché Nero non l'ho giocato, anzi lo sto giocando adesso con emulatore perché non voglio aprire il mio gioco sigillato. Allora, stavo dicendo, collezione di Toxtricity, presa a lavoro da me, quindi sigillata, non richiusa, non robe strane. Ci sono 4 pacchetti di Spada e Scudo e non ho idea di cosa si possa trovare all'interno. Se voi avete una qualsiasi idea di cosa si possa trovare dentro, prezzi, Pokémon strani, me lo scrivete nei commenti. E mentre andate a scrivere nei commenti, passate dalla descrizione e mi scrivete su Telegram, va bene? Discord lo lascerei da parte perché è morto, non c'è nessuno, anzi potrei anche proprio toglierlo. E vai ragazzi, bando alle ciance, io questo qua me lo metto qua giù, cambiamo visuale, perché questa è l'altra telecamera. Ci ho messo un po' di tempo perché stavo aspettando il supporto per la telecamera, ve lo dico. Allora, eccoci qua, spero che vada tutto bene. Io non vorrei disintegrare la scatola perché sono un po' malato di ste robe qua, però boh, vediamo se riesco a non rompere il tutto. Porca miseria, come cacchio le chiudono? Sono pazzi quelli di The Pokémon Company. Vabbè, l'abbiamo disintegrata alla fine, però in realtà ne ho un'altra. Allora ve lo dico, ho un collezione poteri alleati da unboxare, un'altra di Toxtricity, 2 Orbital EV che mi sa che sono quelle di l'ultima espansione che è uscita, quella con Pikachu, cos'è, voltaggio sfolgorante credo, però non ne ho idea. Poi ho, ve le faccio vedere? No dai, non ve le faccio vedere, surprise, forse questa era la meno bella, però per iniziare ci sta. Allora, ah ok, qui abbiamo la carta di Toxtricity che non si toglie perché è di qua, plastica via, carta di Toxtricity, credo che non valga niente, eccola lì, via plastica. Allora abbiamo quella di Toxtricity V che probabilmente varrà un paio d'euro, però mi piace un sacco come Pokémon Toxtricity. Su, come si dice, su Twitch l'avevo shinyantato la mega card di Toxtricity, che è gigantesca, ne avevo già un paio di Vulo mi sembra. La mettiamo qua e chi se ne frega. E i nostri pacchetti, che spade, eccolo qua, 2 Spada e Scudo, un'Eclisse Cosmica e Tuoni Perduti, quindi sono anche quelli di Sole e Luna. Ok, sta roba qua non ne avevi idea. Io direi di aprirci prima quelli di Spada e Scudo. Sto qua no, questo qui me lo tengo io perché potrei iniziare a giocarci, eh. Però prima di iniziare, ragazzi, io vorrei tirare fuori il nostro amico Marietto, lo accendiamo. Marietto, ho detto il bilancino perfetto. Ce le pesiamo, queste che Spada e Scudo, ragazzi. Andiamo un po'. 22 e 31 circa. Ok. Poi sempre Spada e Scudo. 22 e 34, quindi è più pesante, la mettiamo davanti. Tanto che bello Snorlax. Eclissi Cosmica 22 30, ok, siamo qua.
E bello, zero ora. Mamma mia, bello questo artwork. Questa è la più leggera, quindi ci apriamo, partiamo dalla più leggera alla più pesante, quindi così, ok? Sono una, due, tre e quattro. Non ho idea se il trick funziona o meno, non lo so. Non sapendo che buste c'erano dentro non mi sono informato, quindi freestyle, speriamo che sia sempre a quattro. Va bene? Vai, iniziamo. Mamma mia, non aprivo carte da un'eternità. Questo via. Eccoci qua. Quindi cos'è? 1, 2, 3 e 4. E andiamo avanti. Ok, c'è un'energia. Energia acqua, boh, non ne ho idea. Amuleto folletto. Mantine o mantine. Il martello tattico, quello che viene da Vimodrone, me lo ricordo. Skiddo. Censi, mamma mia, che bello. Che bello questo artwork. Tra l'altro io lo guardo dalla live, cioè dalla live, dal video. Quindi non lo sto guardando perché c'ho la telecamera davanti. Avevo letto Curotetta, invece no, magari no. Anakin! Che abbiamo bisogno di Sculo Shadow, ragazzi, Sculo Shadow. Dovete scriverlo nei commenti, Sculo Shadow, con l'hashtag Warmbro, Jigglypuff, attenzione, Meo di Alola, o Miao di Alola, però per me è sempre stato Meo. Abbiamo una reverse di Warmbro, e poi dietro una mazza, Beautyfly, una mazza, ce la mettiamo di qua, via, niente. Andata male. Poi abbiamo questo qua, era Eclissi Cosmica. Non so se si poteva trovare qualcosa di buono o meno. Cercherò di fare meno tagli possibile, come sempre, ragazzi. Sapete che non sono amante dei tagli. Quindi via, di qua. 1, 2, 3, 4. Posso, eh? Ok, energia puzzette, richiamo alleati, non ho idea se sono utili o meno ste carte per il gioco, boh. Dartrix, very good, Lilia alla massima potenza, wow, Passimian, anche lui l'avevo scegliantato di brutto, Rowlet. Ma è fatto tipo di Didò, è di plastica, che bello. Nascondarello. Lillipup, odioso. Odioso. Skrelp, mai visto sto Pokémon. Mamma mia che brutto, forse per quello. Io gioco i Pokémon che mi piacciono generalmente. Pikachu, per esempio, lui non lo gioco mai perché non mi fa impazzire Pikachu. Questa è una reverse di Ralts. Very good. Oh! Attenzione! 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 Inizia con la X. Non ho idea di cosa si possa trovare. Quella è una X. È un GX foglia. Quella è una foglia, quindi è erba. No, è un Vileplume. Mamma mia! Vileplume GX. Questa è 2,50 su 2,36. Quindi questa probabilmente vale qualcosa, ragazzi. Probabilmente vale qualcosa. Non ne ho idea. Che bella che è. Mamma mia. Mettiamola qua. Questo è il mio album, dopo ce lo mettiamo nell'album. Molto bene. Molto, molto bene. Bella forte, bella forte. Aion di spada e scudo, dottori. Qua Sculo Shadow sta funzionando, eh. Sta funzionando Sculo Shadow. Anche perché voi lo state scrivendo, lo vedo, lo vedo. Anakin, portami fortuna pure te. Questa si è aperta bene. Ma questo me l'hanno già messo coperto. Allora, spada e scudo. 1, 2, 3
4. Ok. Energia. Beat. Hitmonlee. Caramella rara. Cinciù, che era quello che abbiamo visto prima. Sizzlipede. Poslizzipidi. Zigzagoon di Galar. Odioso. Munna. Mamma mia, che bello. Tra l'altro, l'ho catturato Shiny su nero perché lo sto giocando, ve l'ho detto prima. Tanta roba Shiny. Snum. Anche lui Shiny andato e verde. Se volete una serie Pokémon, scrivetemelo nei commenti, io le porto, no problem. Anche live. Reverse. Baccacedro, non ho idea di cosa serva. Ok, non dovrebbe esserci dentro niente. Morpico normale. Morpico normale, molto bene. Ultima bustina, dottore. Ultima bustina, questa era quella che pesava di più. Potenzialmente potrebbe esserci qualcosa di veramente, veramente grosso. E non è Snorlax. Non so se ci sono dei Charizard o robe. Che cosa ho visto lì? Che cosa ho visto lì? Se ti vuoi aprire. Dai, giovane, apriti. Niente, squarciato. Squarciato. 1, 2, 3. E 4. Ok, questa credo che sia psico, questa energia. Un palloncino di Pennywise, blocco amici, Kingler, Scorbunny, bello, anche lui scende andato. Tra l'altro, se voi eravate su Twitch, avete visto che un giorno mi sono messo a scambiare uova a caso, da gente a caso in live. E lui l'ho trovato da un uovo. Da un uovo che mi era stato dato. Fantastico, ci sono rimasto malissimo. Infatti, ho regalato una sub. Pikachu. Questo lo preferisco all'altro come artwork. Sinistee, bellissimo. Shiny è andato pure lui. Vabbè, che lo Shiny è andato tutti. Wulo. Ok, bellissimo lui. Shiny è nero, nero e bianco. Fantastico. Shellder. Qua si torna indietro nel tempo. Ok, abbiamo una reverse dietro di piatto di metallo. Strano come piatto, attenzione. Questa cos'è? Una V? Qua ci sono le V? È una V normale? Non è VMAX 100%. Regirock V, bello! Bello! Non vi dico che mi mancava perché mi manca. Mi manca qualsiasi cosa vediate qua, mi manca. Tanta roba Regirock. Veramente, veramente bello. Piacciono un sacco, però come Vileplume, che tra l'altro mi piace un sacco come Pokémon Vileplume, veramente veramente bello. Mamma mia. Poi ci sono, c'è questa zigrinatura qua che sembra tipo fatta di fiori, cioè sembrano fiori. Veramente veramente fortunati, ragazzi. Abbiamo trovato loro due. E che dire, dai, direi che è finita, che è finita. Noi ci vediamo al prossimo unboxing. Non so di che cosa stavo cercando, cose da farvi vedere, però. Boh, vi posso far vedere questo. C'ho questo da unboxare. Non so se è una cosa buona, oppure c'ho questo da unboxare. Non so se sono cose buone, ditemelo. Qua vedo fiamme oscure, eclissi cosmica. Boh, ci sono robe. E ditemi nei commenti cosa volete vedere unboxato, se questi, uno di questi due, la collezione Poteri Alleati, ancora Toxtricity V, dato che siamo stati fortunati con Vileplume, oppure la collezione di Orbit Levi, che ne ho due, ragazzi. E fate piovere i like, mi raccomando, perché ne abbiamo bisogno, e ci vediamo alla prossima, va bene? Bella lì, alla prossima, ragazzi, ciao ciao!